Una mattinata molto particolare stamane alla Procura della Repubblica di Nocera Inferiore presso il Tribunale. Stamattina il procuratore, sostituto procuratore Amedeo Sessa saluta i suoi collaboratori, saluta la struttura perché è stato promosso alla Procura Generale. E ogni cosa c'è un inizio e una fine, insomma. Quando mi sta per prendere la commozione, penso che questa è una promozione e quindi, a parte la rima, insomma, riesco in qualche modo a vincere quelli che sono i miei sentimenti, ovviamente, di commozione in questo momento, che devo lasciare Nocera, che come sapete è stata una mia creatura, una mia invenzione, l'ho portata avanti per tanti anni. 12 ottobre del 93. Il ricordo, diciamo, professionale più importante è stato quello del processo di Sarno, che sicuramente mi ha preso moltissimo, insomma, anche dal punto di vista professionale, come tempo, come sopralluoghi, vi ricorderete benissimo. Tanto tempo speso per quelle indagini era stato speso bene, vi erano le prove, vi erano i motivi per avere una condanna. Dopo il periodo di Nocerino non ci può essere nessun problema da nessun ufficio del mondo, insomma, sicuramente avrò un lavoro diverso, un lavoro più gratificante, più semplice, la quale si potrà studiare e approfondire meglio i casi e non certo ossessionato dall'emergenza e dalla quantità incredibile di processi. Ci dispiace perdere la punta di diamante, però abbiamo perlomeno il piacere di saperlo in un posto ancora più prestigioso, in Procura Generale, e siamo sicuri che lì, in quell'ufficio, ancora meglio potrà come dire, tutelare gli interessi dei suoi ex colleghi, perché è un ufficio, quello della Procura Generale, che molto ha fatto già e molto ancora potrà fare per dare supporto alla Procura di Nocera Inferiore, che vive un momento di sofferenza che è comune a tanti altri uffici giudiziari, ma che a Nocera è avvertito particolarmente, soprattutto sul piano del personale amministrativo, perché è inutile aumentare l'organico dei magistrati se non c'è un personale amministrativo qualificato e che possa veicolare quelle carte nella direzione giusta. Un altro collega che avrà un occhio particolare per i processi che vengono da Nocera, saprà curarli meglio ancora di quello che ha fatto in primo grado. L'amico, il pubblico ministero Amedeo Sessa lascia l'ufficio dopo oltre 25 anni e Amedeo è stato un po' la memoria storica proprio del Tribunale, del Palazzo di Giustizia di Nocera, e ha avuto questa promozione che meritava, ma naturalmente tutti quanti siamo un po' rammaricati del suo commiato, perché veramente Amedeo ha dato tanto, sia come magistrato, sia per tante indagini complesse e delicate che ha fatto, ma soprattutto ha dato tanto, come dicevo prima, addirittura nella nascita, va bene, del Tribunale di Nocera, e poi nella prima organizzazione che ha avuto il Palazzo di Giustizia di Nocera, che era composto sia dal Tribunale naturalmente che dalla Procura. Io ti auguro buona fortuna. Grazie. E il mio rammarico, ti ripeto, per aver perso la tua preziosa collaborazione è attenuato solo dal desiderio, dalla consapevolezza che anche lì saprai curare gli interessi di questo ufficio che tu hai tanto amato. Grazie.